Troviamo difficoltà nel quotidiano, lo sport che è quello che ci dovrebbe rendere più positivi, che ci dovrebbe dare una spinta di autostima maggiore, è quello che mancava. Con questa iniziativa nella quale abbiamo collaborato come associazione vogliamo partire appunto dallo sport per fare rivivere alle famiglie e fare ritrovare alle famiglie, a questi ragazzi, quell'autostima necessaria per venire fuori, come si suol dire, e quindi poi partire con tutte le altre attività che dallo sport possono venire fuori, dall'inserimento lavorativo e altre attività. Vogliamo delle persone serene, felici, che possano affrontare la vita in maniera positiva e dando un esempio in maniera concreta. Attraverso lo sport, soprattutto in questo progetto dove vengono messe in campo una serie di discipline sportive, noi possiamo tirar fuori da questi ragazzi le loro potenzialità, fargli riscoprire la voglia di fare sport, quindi scegliersi lo sport che vogliono fare, e da lì quindi possono tirar fuori quell'orgoglio che gli servirà nella vita. Quindi lo sport è da una vita che si dice, per noi i nostri ragazzi che hanno disabilità non sono persone diverse, perché voglio dire, ognuno è diverso dall'altro, l'importante è saperli ascoltare per quanto riguarda la società, per quanto riguarda le istituzioni, sapere prendere in carico il problema, e attraverso lo sport, che è la prima cosa che le persone fanno insieme alla scuola, far venire fuori qualcosa di positivo che poi servirà a tutta la società, anche per riscoprirli come persone, come risorsa, come momento positivo, come momento proprio, quello che diciamo noi, i nostri ragazzi si accontentano veramente di poco, insegnano alla gente che con la semplicità si può essere sereni in questo mondo che corre, che ci dà problemi anche quando si guasta semplicemente un tablet. Loro ci insegnano a essere felici veramente con poco.